Adesso vi porto dove staremo noi per praticamente 3 giorni. E vi presento anche il mio team. Qua il mio meccanico 1, meccanico 2 e Alex De Angelis. Prima di iniziare però ci tengo a ringraziare Max Carbon che mi ha supportato in questo trofeo inverno fornendomi una pinna paracatena che era obbligatoria, che l'avete potuta vedere nel video precedente dove faccio vedere come si prepara una moto a regolamento. Se non l'avete vista vi metto il link qua sopra e vi lascio giù i link in descrizione della sua pagina Instagram nonché del suo sito dove poter andare ad acquistare un sacco di pezzi in carbonio, di carene, fa davvero un sacco di roba e io vi invito a dargli un occhio. E noi abbiamo montato le slick e adesso non abbiamo il tempo per cambiare, quindi... E provate a indovinare, per tutta la giornata del 19 non ha funzionato. Ho risolto poi il problema, e questo è un problema che credo abbiano tantissime persone, perché ho visto diversi video di diversi creator che hanno problemi con la GoPro che si blocca così. Poi vi faccio vedere come ho risolto questo problema, ma purtroppo l'ho risolto solo domenica. Quindi recap velocissimo di come sono andate qualifica 1 e qualifica 2. Qualifica 1 non si sapeva se piovesse o meno, quindi montiamo le SC2 avanti e dietro, slick ovviamente. Inizia a piovere. Qualifica 1, quindi la facciamo sì, ma sotto una pioggia leggerissima, e ovviamente entriamo in pista solamente per far registrare un tempo qualunque. Il tutto ovviamente insieme ad Alex Pirelli. Per tutto questo weekend di gara io sono stato insieme ad Alex Pirelli e ci tengo già da ora a ringraziarlo per avermi anche spinto a fare questo trofeo inverno. Non fosse stato per lui non ci sarei mai stato qua. E ci tengo anche a ringraziare il suo team di supporto, nonché team anche di altri piloti, tra i quali Francesco Ciacci, spero lo conosciate, Crazy Oldman, diverse persone che mi hanno dato una mano lì all'interno anche con le gomme quando dovevo smontarle e rimontarle, si sono messe a disposizione, quindi gentilissimi, e ci tengo tantissimo a ringraziarli. Comunque facciamo questa qualifica 1 sotto il bagnato con le slick, giriamo lentissimi. Qualifica 2 decidiamo di montare le rain che mi aveva portato il buon Alex Pirelli, che ha tentato di sabotarmi. No, non è vero, scherzo. Alex lo so che a livello tecnico non si mette a controllare determinate cose e purtroppo lui è stato fregato tra virgolette prima di me. Quelle erano le gomme che avrebbe dovuto usare lui. Quando sono andato a montarle io dopo qualifica 1, dove ho girato in 1.04, quindi solo 3 secondi più veloce rispetto alle gomme slick, il che non va bene perché dovevo essere molto più veloce, mi rendo conto che il dot delle gomme era anteriore 2006, posteriore 2008, quindi gomme vecchissime, perché la moto scivolava ovunque. Ho rischiato di cadere un paio di volte, fortuna che l'ho riportata ai box sana e salva. Qua è andato questo turno di qualifica? Malissimo, proprio male male, la moto scivolava e basta, l'unica cosa che riuscivo a fare era scivolare. Dietro, davanti teneva. Quindi ci mettiamo subito alla ricerca di altre gomme meno vecchie da mettere per la gara. Le troviamo con la misura anteriore 125-70, posteriore 190-55. Misure che non ho mai utilizzato. E la mia idea era quella di fare pratica sul bagnato proprio durante le qualifiche, perché non avendo mai portato la moto sul bagnato, non avendo mai utilizzato delle gomme rain, avevo la necessità di sapere quantomeno un minimo come reagisse la moto prima di entrare in gara. Però purtroppo così non è stato. E parto in undicesima posizione.
posizione. Gara che ovviamente sempre ringraziamo la GoPro che non funzionava, che parte e c'è poco da raccontare, perché per i primi 7-8 giri ho dovuto capire la gomma, giravo lentissimo, ma giravo comunque più forte rispetto alla gomma usata. Verso la fine poi ho iniziato a fare i tempi giusti, ho capito che la gomma teneva tantissimo sotto la pioggia, tanto è vero che giravo in 55, che erano i tempi che facevo sull'asciutto dopo 3 volte che sono stato a binetto, quindi voglio dire, di grip ce ne avevano davvero tanto, però purtroppo l'ho capito troppo tardi. Sono riuscito a recuperare fino alla 7ª posizione, riuscendo a restituire anche un sorpasso in staccata a curva 1 a Freccia Verde, che mi fece durante le qualifiche quando io avevo le gomme vecchie, non riuscivo assolutamente a staccare in maniera degna di tale nome, quindi mi sono tolto almeno questo piccolo sfizio di chiudere purtroppo in 7ª piazza. Riassuntone del sabato finito, ma c'è da fare i complimenti ad Alex Pirelli, il mio compagno, che è riuscito invece a vincere la gara facendo una gara spettacolare. È stata una gara bellissima che io poi ho avuto modo di rivedere dall'esterno. Davvero tantissimi complimenti ad Alex, che ha vinto anche la sua prima gara in carriera. È venuto dalla stagione del trofeo amatori, dove non era ancora riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Sono stato felicissimo di essere stato lì con lui quando ha avuto il suo battesimo del gradino più alto del podio, e ha fatto una gara molto molto di testa, come ci racconta il buon Francesco Ciacci in questa clip. E allora, questo giovane fresco vincitore di questa gara 1 sul bagnato, che tra virgolette io ho rivisto la gara su YouTube mentre tu non c'eri, bellissima. Ale, che tu che non volevi neanche girare sul bagnato, è vero, ti sei pentito di averlo anche solo pensato? Effettivamente sì, perché comunque ci siamo divertiti, che è la prima cosa, ma proprio divertiti da matti. Non pensavo che potevo dare questo feeling alle gomme, ma è stato veramente bello. E devo ringraziare a te, che sono venuto quasi non forzato, però mi hai dato quello stimolo in più per venire, e alla fine è andata bene. Ha pagato Ale, ha pagato. Ci saluta nel video il nostro. Ciao ragazzi, tutto a posto? Siamo felici? Meno male che siamo riusciti pure a fargli comprare un po' di spumante. Vogliamo chiedere anche al dottor Ciacci come mai questa prestazione, un attimo. È vero, dottor Ciacci. Come mai? Lui questa prestazione? No, ce la devi dire lei, certo. No. Perché mi chiedevo come mai questa prestazione è così buona sua. Diciamo che stiamo andando in maniera inversamente proporzionale. Più faccio schifo io, meglio quando. Ma tu te l'aspettavi? Te l'aspettavi? Guarda, sinceramente, devo essere onesto. Così no. Mi ha veramente meravigliato. Allo stesso tempo gli ho detto una frase prima della gara, prima che iniziasse: guarda, cacco che tutti quelli che sono qui con te sono dei coglioni, tanto quando te. Grazie. Non avevo capito. E infatti si è reso conto. Ha funzionato. Sei primo dei coglioni. Come io sono davvero, davvero bravissimo. Ha fatto una gara con una cattiveria agonistica, anche una lucidità fuori dal comune, perché comunque non ha fatto nessun errore, tranne un'imbarcata che non si può ritenere un errore, perché era dovuto ovviamente a quelle condizioni, voglio dire, difficili da gestire. Sarebbe stato difficile fare la gara che ha fatto, addirittura con condizioni di asfalto diciamo più stabili, dove ovviamente tu sai perfettamente quello che ti succede la moto. Faccia finire, gentilmente. Ma è una condizione del genere dove tutto è precario. Ha avuto una capacità di controllo e di concentrazione fuori dalla norma, e anche una visione della gara e di strategia, non da amatore ma da professionista, perché ha scelto il momento opportuno per fare i sorpassi ed evitare anche che il suo avversario potesse replicare, perché l'ha superato appunto le ultime curve, dove non poteva più rispondere. Bravo Ale, bravo! Il nostro responsabile gomme, il certo Vincenzo, ha dato delle gomme 2025 lì e qui erano del 2005, quindi questo ragazzo, il 23, ha avuto un attimo di... un po' di defaianze, sì. Comunque bravo anche lui. Ok, sabato è finito, ce lo siamo portati a casa, va bene. Adesso si pensa a domani, con un tempo assolutamente incerto.
non ho idea di che gomma montare, se lasciare sulle Rain o montare le SC2, che sono ancora nuove. Il problema è che da una parte vorrei che piovesse nuovamente, perché adesso ho idea di come funziona la moto sotto la pioggia, quindi saprei già come portarla, mentre le SC2 è una gomma che non ho mai utilizzato. La gomma più performante che ho usato io è una TD Slick, che comunque non è paragonabile a un SC2, che ha molto più grip. Ora c'è la partenza. Amerigo, concentrati, cerca di partire bene e di non sbagliare la staccata 1. Ma il pensiero che mi gira in testa è che non so quanto tiene questa gomma. Vai così! Bella partenza! Vai così! Ho frenato un chilometro prima e ho lasciato 10 portoni aperti. Mi hanno passato tutti. Ho perso tutto un altro adesso, dai. Ti prego. Ho paura a forzare, nei primi giri ho davvero tanta paura a forzare. Guarda qui che sono largo. Un'altra posizione persa. Stanno già andando lì davanti e io invece mi sento bloccato. Notate quanto tardi apro gas, quanto presto freno, quanto sto con il gas neutro. No, 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 devo subito capire come va la gomma senza stendermi. Qua stacco un po' troppo forte, in realtà l'avrei potuta buttare, ma ho paura. Giri, a parte che ho fatto schifo con i tempi perché ho girato in 57 e in 55, quindi molto molto lento, però sento che la gomma va, proviamo a forzare un pochino in più, vediamo che succede. Niente, ho paura a entrare coi freni in mano in curva 1, infatti vedete quanto arrivo lungo? Arrivo lunghissimo e perdo un sacco di tempo. Intanto lì davanti, con quella tuta verde, quella è un R7 che sta rallentando un pochino il pilota con la CBR, quindi magari mi dai il tempo di raggiungerlo così... Lo passo ovviamente di motore, perché l'R7 a livello di motore non è paragonabile a un 600 classico, anche se poi nel misto riesce a guadagnare praticamente tutto quanto. E in realtà la vera differenza con l'R7 sta solo sul dritto, anzi nel misto probabilmente vanno anche meglio di noi. Ora il pilota con la CBR lo ha passato. Devo cercare di fare lo stesso anch'io, perché altrimenti qua non ne usciamo più. Sul dritto cerco di prepararmi bene l'uscita da Bari 2, anche se apro ancora tanto tanto tardi.
e vedo di passarlo adesso. Ok, ok. Finalmente riesco a buttare anche il cuore oltre l'ostacolo, perché avevo paura che mi passasse proprio lì in curva 1 e quindi ho staccato un po' più forte. La moto tiene, diamine, non me l'immaginavo. Ma forse posso provare ad aumentare un po' il passo. Lì ci sono altri 4 piloti che non sono tanto distanti da noi. Forse se mi sto buono dietro di lui per qualche giro e mi lascio tirare, magari ci riavviciniamo. Riesco ad avvicinarmi abbastanza per farmi tirare, per averlo più preciso come riferimento. Devo trovare qualche posto dove aumentare un po' di più il passo. Dov'è che sto andando piano? Dov'è che sto andando piano? Al tornantino, sicuro al tornantino sto andando piano. Nell'ultimo tratto devo cercare di migliorare quello. Ho fatto poco di differenza, oppure lui ha sbagliato, non lo so. Ma di fatto che mi ci sono riavvicinato e adesso, Dio mio, quanto va forte sul dritto! Ma va lui forte sul dritto o sono io che sto uscendo malissimo da Bari 2, lentissimo e apro tardissimo? È più probabile che non sia colpa della moto, ma sia colpa mia. Intanto sto iniziando ad avere sempre più un buon feeling con questa gomma. Non si è mai scomposta, tranne in staccata, ma in uscita di curva sto aprendo sempre prima e la moto non si muove. Usciamo e niente, vola via. Però entra male in curva 1. Potrebbe essere un buon punto d'attacco. Lo so, vediamo. In staccata mi sento molto fiducioso adesso. Però sto notando che lì davanti non li stiamo recuperando, quindi me lo devo togliere davanti. Adesso inizia a starmi stretto. Se prima lo prendevo come riferimento, adesso sento che lo posso passare, quindi mi devo avvicinare. Molto vicino. Buono così però. Me lo posso utilizzare come scia magari. Sempre se non vola via come prima. Continuando a fermarmi in mezzo alle curve praticamente. Molte curve le sto facendo davvero male. Thank you.
momento lì davanti il gruppetto di quattro si è sgretolato. Adesso è rimasto solamente Alex Pirelli davanti a noi, con davanti questa R7 che gli sta dando fastidio, perché lo passa sul dritto e poi l'R7 si rinfila di nuovo. Ma quanto la fa lenta questo pezzo? Avrà sbagliato adesso forse. Vediamo il prossimo giro. Ora gli sono uscito bello vicino. Adesso ci provo. No. Ho avuto paura, lo ammetto. Ci siamo riavvicinati tanto, perché forse il pilota davanti a me ha capito che io sono attaccato a lui e quindi sta iniziando a spingere un po' di più. Buono, proviamo qua un bel incrocio e niente, di motore dimentico sempre che va molto più della mia, quindi niente. Però questa curva veloce a sinistra lui la fa molto più lenta rispetto a quanto la mi sento che potrei farla io, quindi lo posso passare o in curva 1 adesso, o al tornantino, o al curvone veloce. Direi che qua in fondo non se ne parla. Lì davanti Alex ha passato l'R7. Vediamo se lo ripassa. Non lo ripassa. Ok, adesso Alex scappa. Lo devo passare subito. Io qui non mollo. Non lo so, è uscito così. In quel momento, vi giuro, non ci stavo neanche pensando a quel pilota. Il mio unico pensiero era andare a prendere l'R7 e sorpassarle il più velocemente possibile per cercare di attaccarmi ad Alex, che però ormai aveva già preso un sacco di vantaggio. Dovevo essere più aggressivo da subito. Ora, se questo R7 ha fatto penare Alex per tutti questi giri, quanto farà a penare me? Ok, se riesco ad avvicinarmi tanto in quest'ultimo tratto sul rettilineo lo passo per forza, e a meno che non mi tira una staccata della vita, non lo so, ora devo provare a passarlo sul dritto, cosa che sicuramente riuscirà, e a staccare tardissimo. Ok, l'abbiamo passato, stacchiamo tardi. Largo. Ok, mi butto tutto dentro adesso per le prossime curve, fino alla fine del giro, e cerco di andare a recuperare ad Alex, perché non è scappato, penso di avercelo il passo suo. Io non ho guardato il tabellone dei giri neanche una volta. Vediamo adesso che passo sul traguardo. Un giro. Questo è l'ultimo giro. Ed io che stavo lì con l'ansia di non riuscire a farcela con il fisico, invece no, la gara è volata. 15 giri sono letteralmente volati. In realtà, una volta che rompi il fiato, è facile riuscire a tenere il ritmo, anche perché stai pensando a tutt'altro. Sei in una specie di trance agonistica in cui la stanchezza neanche la senti, onestamente parlando. Ok, Alex non lo posso di certo prendere, quindi dai, gara finita. Oh, c'è un doppiato lì davanti. Oddio, è caduto. A due curve dal termine è caduto? Sì, sono felice. Sono felicissimo. Non so in che posizione io sia,
ma sono dietro ad Alex, ho battagliato, ho imparato un sacco di cose ed era così che me l'immaginavo. No, non me l'immaginavo così una gara. In realtà è stata molto più divertente, molto più adrenalinica di quello che mi sarei aspettato. La cosa brutta è stata chiudere la serranda, sapere che era finito quel weekend di gara, che per un mese non mi ha fatto dormire. Sono stato con l'ansia per tutto quanto il tempo che qualcosa andasse male. Ero sicuro che in qualche modo non sarei riuscito ad essere lì in griglia, invece alla fine ci sono riuscito, anche grazie all'aiuto di chi mi è stato vicino, dei miei amici. Non sto qua a menzionarli tutti, ma lo sanno loro che mi hanno aiutato, in che cosa mi hanno aiutato, quindi un abbraccione a tutti voi. Un ringraziamento particolare anche a mio fratello, che è stato il mio tecnico per praticamente tutto questo weekend di gara e mi ha sopportato e supportato per tutto il tempo, non mi ha mai abbandonato, è sempre stato lì prontissimo, quindi tante grazie. Grazie anche a mio figlio, che molte delle riprese esterne che avete viste le ha fatte lui, e un grazie anche a mia madre, perché ragazzi, io sono calabrese e piuttosto che andare in hotel per tutto il weekend ho preso una villetta e ci ho messo dentro mia madre, che puntualmente ogni sera quando tornavamo ci faceva trovare dei bellissimi pasti da consumare dopo una giornata passata in pista, meglio dei soliti panini che ci facevamo quando stavamo lì magari solo io e mio fratello. Quindi grazie a tutti quanti. Ora il mio pensiero va al 2023, precisamente ad aprile 2023, il moto estate. Il mio obiettivo sarebbe quello di partecipare a questo campionato, ma per farlo ho bisogno dell'aiuto di tutti quanti voi, degli sponsor ad esempio. Se avete un'azienda e avete intenzione di fare una sponsorizzazione, beh, pensateci, perché per chi non lo sapesse, una sponsorizzazione è detraibile al 100% ai fini fiscali, oltre a dare una ottima visibilità, soprattutto perché qua siamo su YouTube. La classica sponsorizzazione è lo stemmino sulla tuta o sulla moto, ma poi parliamoci chiaramente, quante persone riescono a vedere quella moto, tranne chi è lì? E poi difficilmente si presta molta attenzione a quello che c'è scritto sulla moto. Mentre su YouTube è diverso, le telecamere vengono messe in maniera che vengano ripresi determinati sponsor, lo vedono sicuramente più persone quel video, oltre al fatto che poi se l'azienda ha a che fare con il nostro ambiente ci andiamo a fare un video direttamente lì in azienda anche per presentarla. E questo è rivolto alle aziende se mi volessero aiutare per partecipare al Moto Estate 2023. Mentre voi, senza spendere un centesimo, mi potete sicuramente aiutare iscrivendovi al canale e lasciando un like al video e condividendolo magari con gli altri, con i vostri amici, zii, parenti, mamme, cugini, nonni, nipoti, basta. Non è vero, con chi volete lo potete fare. E non dimenticatevi di seguirmi su Instagram. Per chi già mi segue lo sa, ho postato un sacco di anticipazioni del come stava andando la gara, il weekend di gara, eccetera eccetera, e prossimamente avviserò sempre lì sopra se magari siete delle mie zone, se magari andiamo a girare ad Amato, alla Laureana, insomma seguitemi su Instagram perché avviserò sempre lì se vado a farmi qualche giro in pista. Mi raccomando, iscrivetevi e lasciatemi un commento giù sul cosa secondo voi posso migliorare della guida in pista, perché sono qua per imparare anch'io. Ancora grazie e noi ci vediamo al prossimo video.